Buonasera a tutti, bentornati a Job News, grazie per essere con noi anche questo giovedì. Come promesso, torniamo a parlare della grossa novità del 2015 per quanto riguarda il mercato del lavoro, ovvero quella normativa. Parliamo di Jobs Act, questa volta da un punto di vista particolare che non abbiamo mai affrontato, ovvero che cosa ne pensa la community delle risorse umane. Lo facciamo insieme a Roberto Mattio, presidente di IDP Piemonte. Buonasera, grazie per essere con noi. Grazie l'invito. E insieme a Massimo Richetti, responsabile delle relazioni sindacali dell'Unione Industriale di Torino. Buonasera. Buonasera e grazie. Spendiamo una parola subito sull'IDP per spiegare che cos'è e quindi poi arriviamo ai dati appunto di questa ricerca. Allora, IDP è l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale che io guido in Piemonte, ma è costituita a livello nazionale in tutte le regioni e si occupa della valorizzazione della cultura delle risorse umane. Quindi sono associati tutti i direttori del personale, i responsabili delle funzioni del personale nelle aziende piemontesi, ma anche chi opera in qualità di consulente, di legale, ma sempre nell'ambito delle risorse umane. IDP viene l'idea di andare ad indagare qual è stata la reazione quindi dei professionisti delle risorse umane di fronte, in realtà dire Jobs Act è un po' limitativo perché esatto. Si parte più indietro, però questo è il punto di arrivo di una grossa riforma del lavoro. È così. Quanti avete coinvolto in questa ricerca? Ma allora, noi abbiamo inviato la ricerca ovviamente a tutti i soci, gli associati in Piemonte sono oltre 300, 330, 340, dipende dai momenti, e l'idea è proprio un po' nata così dal fatto che dal 2014 a oggi ci sono stati almeno tre grandi momenti legislativi, partendo dal decreto cosiddetto Poletti sui contratti a termine causali, poi si è proseguito a fine anno con la legge di stabilità per il 2015 e alla fine il Jobs Act, che in realtà è un po' un elemento in divenire, ci sono dei decreti attuativi che devono di volta in volta essere emanati e poi attuati. Quindi siamo nel corso di un sentiero che non si è ancora completato, ma entro il 2015 dovrebbe completarsi. Quindi noi siamo andati ad indagare proprio questi aspetti, quindi la parte dei contratti a termine, legge di stabilità. Quindi cosa è avvenuto, cosa pensiamo noi come community che sia avvenuto e che avverrà anche in prospettiva con l'introduzione di queste nuove norme. I risultati di questa ricerca sono stati presentati anche in una tavola rotonda, c'era un parterre d'eccezione, ne cito uno su tutti che conoscerete ovviamente, l'ex ministro del lavoro Tiziano Treu. Mi sembra che il sentimento venuto fuori anche da questa tavola rotonda, poi ci addentriamo nelle specifiche domande, certo, ma fosse di grossa soddisfazione rispetto al Jobs Act, da una parte, nonostante tutti abbiano fatto notare come il progetto in realtà non è compiuto. Quindi è una fiducia ben riposta perché quel che è stato fatto bene, o a questo punto c'è voglia di ottimismo perché dopo tutte queste leggi invece molto molto contraddittorie ne è arrivata finalmente una univoca? Beh, dunque, ci sono due chiavi di lettura. La prima è quella che un po' già accennato Mattia, cioè qui siamo ancora a metà del percorso. Del cammino di nostra vita. Sì, perché il Jobs Act è un termine un po' giornalistico, ma in realtà si tratta di una serie di provvedimenti che devono essere presi dal governo su delega del Parlamento. Per adesso noi abbiamo visto due decreti soltanto, che sono quello appunto sul contratto a tutele crescenti e quello sulla indennità nuova di disoccupazione, quindi che affrontano i due aspetti, chi deve essere assunto e chi invece il lavoro lo perde. Quindi hanno dato una prima risposta, però ancora transitoria e temporanea. Oltretutto, dai risultati dell'indagine che è stata presentata, noi abbiamo visto soltanto un mese di funzionamento del contratto di tutele crescenti, mentre per i tempi indeterminati gli sgravi contributivi che hanno consentito di ampliare un po' questa tipologia contrattuale sono già in vigore da gennaio. Quindi diciamo il primo trimestre è ancora un dato un po' parziale, no? Prima di trarre giudizi conclusivi dicendo siamo entusiasti o è quello che sognavano le imprese, io sarei un po' cauto. Sicuramente bisogna dare atto al governo di aver affrontato in maniera decisa, con una strategia, cioè con l'idea di fare una riforma completa del diritto del lavoro, cosa che invece nelle precedenti riforme del lavoro non avevamo visto,
avevamo visto gli interventi tampone, avevamo visto interventi sempre che facevano riferimento all'emergenza del momento, mentre qua sembra che ci sia una strategia completa che dovrà essere appunto si vedremo se definita le con i prossimi mantenute. Decreti, quello sul riordino dei contratti intanto, quello sugli ammortizzatori sociali, quello sulle politiche attive e servizi al lavoro. Che non sono, è poco. Che non sono ancora quindi, pronti. Ai posteri poi larga sentenza. Questo ottimismo è condiviso direi dall'80%, così scendiamo nella prima domanda che però entrava subito a bomba nel cuore della questione. La prima domanda della ricerca era questa: cosa ne pensi del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che è forse la novità più grossa finora di tutte queste riforme legislative? L'80% ha detto aumenterà l'occupazione. Sì, diciamo che l'80% ha detto che è favorevole e pensa che darà un contributo all'incremento dell'occupazione. È anche vero che, come si è detto ieri sera al convegno, non sono le leggi che aumentano l'occupazione. L'occupazione l'aumenta la crescita dell'economia, quindi è chiaro che poi a supporto dell'economia occorre che vi siano gli strumenti legislativi, perché un sistema ingessato comunque non funziona. Però è chiaro che da solo una legge non basta, bisogna che un sistema si muova. E allora, se nel momento in cui c'è la possibilità dell'economia di muoversi, troviamo anche dietro tutto un sistema di relazioni, tutto un sistema contrattuale che ti agevola, allora è chiaro che si può parlare di un movimento di uscita da una stagnazione. Ecco questo. Però è un po' sbagliato pensare che le norme da sole risolvano tutti i problemi. Ecco. La domanda era sibillina, perché comunque aumenterà l'occupazione si intendeva in senso lato, cioè al netto invece di quello che adesso cominciamo a conoscere come le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. I numeri anche in questo si rimbalzano in modo anche un po' confuso sui giornali. Qualcuno parla di un aumento, qualcuno invece, soprattutto i sindacati più contrari anche a questo Jobust, alle riforme del lavoro, dicono è tutto fumo negli occhi. Come leggere questi dati per capire davvero che cosa sta succedendo? Allora, i dati si possono, come sempre, leggere in due maniere: o presi così come sono, o confrontarli col passato. Allora, col passato noi confrontiamo un dato interessante, che è quello del passaggio dalle forme contrattuali più flessibili o precari, come ama dire qualcuno, a invece forme più stabili. Questo può essere dovuto da una parte alla riforma normativa che prevede gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e adesso anche le tutele crescenti, però come dicevo prima è un po' presto per dire se è stata quella la spinta. No. L'altro aspetto invece è quello che dovremo ancora appunto vedere, come sarà riordinato l'insieme delle forme contrattuali, ma vediamo anche che c'è una piccola ripresa delle attività produttive, c'è una piccola ripresa dell'economia, abbiamo ancora dei segnali diciamo un po' da prefisso telefonico 07, 011, no? Quindi a macchia di leopardo, quindi non tutti i comparti sono univoci, abbiamo anche in settori come l'industria alimentare, che è quella che sembrava essere più diciamo in ripresa, anche qui comparti che vanno bene, altri che vanno male. Nella stessa automotive abbiamo aziende che esportano in tutto il mondo e altre che invece soffrono ancora cassa integrazione e crisi, quindi prima che assumano dovranno recuperare tutti i cassi integrati. Certo. Quindi però diciamo che se noi andiamo a vedere le tipologie, siamo passati per esempio da un 15-16% del contratto a tempo indeterminato a un 25-28%. Quindi questo per noi è un segnale positivo. Ecco, mi dà uno spunto interessante. Rispetto al numero globale delle aziende che hanno partecipato all'inchiesta, avete anche analizzato se ci sono delle differenze nel sentimento generale a seconda delle categorie, a seconda dei settori?
No, questo no, perché abbiamo voluto fare proprio un instant survey molto veloce perché ormai siamo bombardati da indagini tutti i giorni, quindi abbiamo capito che bisogna chiedere poche cose mirate e andare a cercare. Se incominciamo a mettere altri indicatori, poi alla fine stufiamo i nostri associati. Comunque, per riallacciarmi a quello che diceva Massimo prima, sicuramente i dati che stanno venendo fuori, anche i dati dell'INPS, i primi dati dell'INPS, che testimoniano un incremento dei contratti a tempo indeterminato rispetto ai periodi precedenti, al di là del fatto di sapere se nuova occupazione, quindi aggiuntiva, o trasformazioni di contratti a termine, o anche solo emersione di lavoro nero. Ecco, questo comunque non può che essere valutato positivamente, perché l'emersione di contratti porta comunque alla collettività un beneficio, dal pagamento dei contributi, pagamento di tasse e quant'altro. Quindi voglio dire, da questo punto di vista il dato positivo è che comunque c'è un incremento. Poi bisognerà capire nei prossimi mesi se si tratta veramente di occupazione aggiuntiva oppure si tratta semplicemente di uno spostamento da una tipologia contrattuale a un'altra. Certo. Ecco, questo dice Massimo giustamente, abbiamo solo un mese di osservatorio, troppo poco. Quindi, e poi tra 3 anni vedremo se è stato un escamotage per aggirare la legge o se invece è un dato stabile, ma ovviamente tutto, l'unica cosa sicura è il cambiamento, diceva qualcuno. Questo è vero. Quindi, Voi però non cambiate canale, c'è un attimo di pubblicità, torniamo subito lì. Dobbiamo correre perché abbiamo affrontato pochissimi degli argomenti che abbiamo messo sul tavolo, però io vedo Daniela che mi chiede la linea e quindi tutti in redazione di Informa Lavoro per avere l'offerta di questa settimana. Buonasera, grazie Elisa. Da maggio è possibile presentare la domanda per ricevere il bonus bebè per ogni figlio. Nato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o adottato in questo arco di tempo. Il bonus viene riconosciuto solo ai nuclei familiari che hanno dichiarato un ISEE di valore non superiore a 25.000 euro annui. In questo caso l'assegno è corrisposto in rate mensili di 80 euro per figlio, a decorrere dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore, e viene erogato fino al compimento del terzo anno del bambino. Per i nuclei familiari che hanno dichiarato un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo viene raddoppiato e l'assegno sale a 160 euro al mese per figlio. La domanda può essere presentata da uno dei genitori che sia cittadino italiano o comunitario, o che sia cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno dell'Unione Europea di lungo periodo. Deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla nascita del bambino o di inserimento in famiglia a seguito di adozione. Per accedere alla presentazione della domanda seguite i passaggi indicati sulla pagina qui a fianco. Da Informa Lavoro è tutto. Vi auguro buona serata. Grazie Daniela, anche a te. Questa non era propriamente un'offerta di lavoro, ma visto che fare i genitori è il lavoro più bello del mondo, possiamo considerarla. Grazie del gancio, molto utile. Noi torniamo a parlare invece di questa indagine che ha coinvolto tutti gli esperti di risorse umane del nostro territorio e che li ha visti divisi su molti punti. Mentre per alcune domande la vittoria è schiacciante, esatto, su altre invece c'è quasi un pari e patta. Ad esempio, il 50% pensa che i benefici arriveranno solo nel medio-lungo termine, l'altro 50% anche in tempi brevi. Parzialmente abbiamo già risposto rispetto a qual è il punto di vista di Richetti, il suo? Allora, questo si riferisce soprattutto al contratto a tutte le crescenti, perché come è noto si applicherà solo alle nuove assunzioni. Sì. Quindi, ma lì è chiaro che ognuno la vede un po' a modo suo, non ci può essere una visione univoca. Applicandosi solo ai nuovi assunti, è chiaro che c'è chi pensa che comunque questo effetto volano impiegherà un po' di tempo a mettersi in moto e quindi ci sarà bisogno di più tempo, altri che invece pensano e sperano che questo avvenga già fin dall'inizio. Quindi io credo che poi alla fine sia solo questo
la valutazione. Non possiamo, ecco. Non possiamo spingersi, ovviamente. Un altro argomento che è venuto fuori nella tavola rotonda è che alcuni tra i relatori che rappresentano, adesso non facciamo i nomi, ma rappresentavano insomma delle grosse aziende, dicevano che deve, questo potrebbe essere un passo in avanti anche in una certa mentalità diffusa che invece va sfatata del lavoratore contro l'azienda, cioè come se il datore di lavoro fosse il nemico da cui difendersi, e si portava come esempio questo, cioè che il valore aggiunto di un'impresa è il suo capitale umano e che quindi il licenziamento è sempre l'ultima spiaggia, l'estrema ratio. Dati alla mano, queste grosse industrie dicevano più del 90% sono assunti a tempo indeterminato, però l'avvocato del diavolo direbbe stiamo anche parlando di un'età media molto alta, quindi quello era l'unico contratto disponibile. Tutto sommato è una novità questo fiorire di contratti, punto sul quale tra l'altro aspettiamo anche un decreto per sfoltirne qualcuno. È giusto? È giusta questa lettura? Beh, diciamo parzialmente giusta, perché intanto il discorso dello sfoltimento delle forme contrattuali secondo me è un falso problema, perché c'è un'opinione di qualcuno che dice che in Italia ci sono più di 40 forme contrattuali. In realtà non è vero, perché secondo le norme che ci sono, le forme contrattuali sono una dozzina per il lavoro subordinato, ci sono 4 forme di lavoro parasubordinato, più ci sono 2 o 3 forme di lavoro autonomo. Poi se ognuna di queste viene articolata a part time, orizzontale, verticale, misto, è chiaro che facciamo 40, però questa è disinformazione giuridica, se vogliamo proprio essere precisi. In realtà non è tanto il problema di sfoltire le forme contrattuali, che peraltro esistono in tutta Europa, quelle tipologie lì, quindi non si vede perché l'Italia dovrebbe rinunciare a delle forme contrattuali che garantiscono flessibilità gestionale. Il problema è l'utilizzo che si fa di queste forme, perché si è intervenuti e si interverrà sulla, diciamo, riconduzione di forme come la collaborazione, no, o la partita IVA, perché purtroppo in molti casi c'è stato l'abuso di queste, di queste tipologie contrattuali. E allora ecco che qui il tentativo, come dicevo prima, vediamo che il governo ha un'idea precisa di quello che vuol fare, va a provare a ricostruire queste forme contrattuali secondo l'utilizzo e lo scopo che dovrebbe essere fatto correttamente. Questo è la prima, diciamo, l'ultimo pezzo della domanda che mi ha fatto. L'altra domanda, cioè le aziende vedono qui la necessità di un cambio di cultura, ma questo penso che non siano solo le aziende che vedano la necessità di un cambio di cultura. Purtroppo in Italia c'è un po' serpeggiante sempre questa idea che l'azienda è là per utilizzare i lavoratori unicamente, soprattutto la grande azienda, no, a proprio beneficio, quando in realtà sappiamo benissimo, chi segue le aziende come noi, che non è che le aziende assumono uno con l'idea poi di licenziarlo. Il vero problema è che in Italia c'è un'incertezza assoluta di quello che succede poi nel momento in cui ci troviamo a dover affrontare le crisi, a dover affrontare i licenziamenti, perché un'altra leggenda metropolitana che si è sempre sentito dire, ah, ma la reintegra esiste soltanto in Italia, bisogna abolirla. In realtà la reintegra esiste in tutti i paesi europei, adesso lasciamo stare la Cina, l'India, i paesi, diciamo, gli ex paesi emergenti che ormai sono emersi, ma in realtà il problema non è tanto quando, ma quanto costa e in quali casi. Allora, questa legge, che purtroppo secondo noi dovrebbe allargarsi, perché certo che se solo per i nuovi assunti, no, è chiaro sono che crea addirittura delle problematiche gestionali nell'azienda, perché poi devo ricordarmi uno quando l'ho assunto che tipo di tutela ha, quanto costa se deve essere licenziato, eccetera. Quindi questo è un problema che dovrà essere affrontato, spero a breve. Ma non, come dice qualcuno, abolendo il Jobs Act, no, o cancellando o facendo il referendum contro, perché è chiaro che qui allora significa non voler cambiare nulla, certo. In questo caso cosa succede? Che un'azienda, avendo la certezza dei costi, sa che può investire sul personale e sa benissimo quale può essere il costo, no, nel momento in cui le cose dovessero andare male o le persone dovessero andare male. Allora è chiaro che si è portati
a ricorrere al contratto a tempo indeterminato anziché fare 5 contratti a termine o forme di collaborazione che invece non sono collaborazione. Una domanda era proprio specifica sull'introduzione del contratto a termine a causale, cioè il cosiddetto decreto Poletti. La domanda era se ha inciso o non ha inciso sulle scelte aziendali rispetto alla norma precedente. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che sicuramente ha inciso, ma per un motivo molto semplice. La causale nei contratti a termine ha sempre creato tantissimi problemi di tipo giuridico. Noi sappiamo che l'Italia è il paese nel quale poi si cercano sempre di trovare tutte le scappatoie per far passare certi concetti, per cui le imprese che assumevano con contratto a termine avevano sempre mille difficoltà nel identificare esattamente il contenuto della mansione, eccetera, rispetto al contratto. Il fatto di aver tolto e semplificato tolto la causale dal contratto, oggi prevede che le aziende devono stare solo attente a due parametri: non superare il numero limite di contratti nell'impresa e la durata massima del contratto a termine, comprese le sue proroghe. Basta, quindi dati molto oggettivi, scientifici, nessuno può sbagliare. Inequivocabili. Mentre prima si andava a discutere se era giusto mettere quella causale, se poi la mansione fosse... E quindi davamo sicuramente... Lavoro agli azzeccagarbugli, gli avvocati difatti adesso saranno molto preoccupati per questo, ma soprattutto davamo l'incertezza, come diceva Massimo prima, quello di cui abbiamo bisogno oggi è la certezza del diritto. La certezza anche quando arrivano gli investitori stranieri, se vuoi spiegargli come funziona in Italia, devi raccontargli le regole, ma loro non capiscono queste regole. Quando tu gli spieghi che se assumi con un contratto sì, ma poi c'è il rischio che il contratto non fosse corretto, e allora uno dice vado da un'altra parte. Lascio perdere. Quindi assolutamente forme semplificate come questa aiutano l'occupazione, tant'è che la nostra indagine dice che è vista con grande favore e questo sicuramente aiuta l'utilizzo della tipologia. Ecco, abbiamo visto che un qualche risultato sulla produzione lo sta già avendo, poi vedremo più avanti. Invece una domanda era sull'apprendistato, questa forma contrattuale che è quasi sparita, insomma, anche perché in molti casi conviene adesso quello a tutele crescenti rispetto all'apprendistato. Quali sono i numeri delle risposte prima e quali saranno invece secondo voi le conseguenze sull'entrata dei giovani nel mercato del lavoro? Perché se da una parte è vero che il Jobs Act consente una facilitazione all'imprenditore per questi primi 3 anni, d'altra parte l'apprendistato era quasi, se vasan dir, l'ingresso obbligato nell'azienda, mentre con questi 3 anni di Jobs Act, insomma, non forse qualche giovane potrebbe dire preferivo prima. Allora, diciamo che il contratto di apprendistato, se andiamo a esaminare i benefici che la norma pone a carico delle aziende come sgravi contributivi, piuttosto che la legge di stabilità che per il 2015 l'ha prevista per gli altri contratti a tutele crescenti, obiettivamente diciamo che pur essendo su un piano di quasi parità da un punto di vista economico, c'è però il problema della formazione, ecco, che in un caso è disciplinata in modo molto stringente, anche se rispetto ad anni passati oggi la formazione dell'apprendista è molto più semplice, però c'è ancora molta burocrazia. Quindi quello che a nostro parere si dovrebbe fare è snellire un po' la burocrazia nei contratti di apprendistato per la parte formativa. C'è anche da dire che comunque le aziende che assumono normalmente investono sulla formazione, quindi è difficile che quello diventi l'unico parametro per scegliere una tipologia di contratto o un'altra. Quello che forse fa la differenza sono proprio i vincoli burocratici che comunque l'apprendistato oggi pone ancora, quando uno cambia la mansione rispetto al progetto iniziale, nei primi mesi, nei primi semestri, e questo può creare un po' di disaffezione allo strumento. Quindi credo che se si mette mano un pochino anche a questo aspetto da un punto di vista legislativo, ci potrà essere una migliore considerazione dell'apprendistato. Allora, purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi vi devo già prenotare per una prossima puntata. Però, secondo voi, proprio in 30 secondi, qual è la cosa più urgente da fare subito per fare il passo in avanti più importante perché questo Jobs Act prenda forma? Ma secondo me, per la situazione che rappresento, la cosa più importante in questo momento è attuare la riforma delle politiche attive del lavoro, dei servizi e dell'impiego. Perché visto che il contratto tutele crescenti avrà una diversa tutela per i lavoratori, visto che prossimamente saranno ridotte le durate delle indennità di mobilità,
Certo. Sarà necessario provvedere velocemente perché questi lavoratori che sfortunatamente perdono il posto di lavoro abbiano dei servizi efficienti, efficaci e non come quelli che abbiamo adesso, che purtroppo non danno nessuna risposta su questo campo. Assolutamente. Io d'accordo. D'accordo su questo e soprattutto anche a latere una velocità nel mettere in piedi gli ultimi decreti che mancano perché la riforma veramente sia completa nel suo insieme e si possa procedere sotto tutti gli aspetti. Grazie mille ai nostri ospiti per essere stati grazie con noi, che invito appunto a tornare perché c'è ancora molto da dire. Grazie a voi, io vi aspetto giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su GRP Job News. Grazie.